Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2020 gli scambi globali si sono ridotti di circa il 10% rispetto allo scorso anno. E non c'è dubbio che i dati dell'economia globale siano fra i peggiori registrati dopo la crisi finanziaria globale del 2009. L'Italia non ha fatto eccezione. Nel 2020 i dati Istat indicano che le esportazioni italiane sono scese di circa il 10%, mentre le importazioni sono diminuite del 15%. Ma cosa dicono questi dati? Dicono, per esempio, che operare all'estero è diventato più complesso e soprattutto incerto. Le imprese italiane, in particolare, secondo una survey dell'Osservatorio Export Digitale, hanno dovuto fronteggiare l'intensificarsi generalizzato della maggior parte dei rischi di internazionalizzazione, soprattutto quelli che riguardano l'area della gestione logistica, ma anche i rischi di natura commerciale e finanziaria. Ma attenzione! Nonostante le difficoltà, secondo un recente studio di Banca d'Italia, la maggior parte delle imprese italiane non ha ridotto la propria presenza internazionale, né ha diminuito il numero di fornitori o clienti esteri. Addirittura è emerso che le imprese internazionalizzate hanno di fatto affrontato meglio la crisi pandemica rispetto a quelle operanti sul solo mercato interno. Fortunatamente poi lo scenario ha iniziato a migliorare già nell'ultimo trimestre del 2020, con i primi segnali di ripresa che si prospetta possano continuare anche nel 2021. E in tutto questo il digitale ha giocato un ruolo rilevante per la tenuta e la ripresa dell'export italiano, soprattutto nella componente di prodotto. I servizi, invece, formati prevalentemente da turismo, sono rimasti indietro. Va detto però che nonostante il ruolo cruciale ricoperto dal digitale negli ultimi mesi, esistono diverse questioni normative ancora aperte. Degli sviluppi dell'export digitale nel 2020, delle strategie adottate dalle imprese italiane in questo contesto e delle principali barriere ancora esistenti, continueremo ad occuparci nei prossimi mesi all'interno dell'Osservatorio Export Digitale.